Ciao! Benvenuto in questo nuovo video post, questa volta dedicato al concetto di potere. Il potere presuppone un rapporto di dipendenza. In realtà questo rapporto di dipendenza l'ho affrontato già nel video post dedicato alla gerarchia, all'organizzazione gerarchica e all'autorità. In questo video post voglio però focalizzarmi sul concetto di potere. Quando si crea un rapporto di dipendenza in cui c'è chi legittima attraverso il proprio consenso le azioni altrui e colui che esercita appunto il potere si rende conto della delega che viene fatta, delega di responsabilità che viene fatta dall'altro soggetto nei propri confronti, acquisisce potere, nel senso che può in qualche modo agire direttamente sulla volontà del soggetto che viene a dipendere e sostituirsi anche ad essa, perché in questo rapporto di dipendenza vi è appunto questa delega, questo consenso per cui tu puoi agire per conto mio e puoi anche pensare oltre ad agire per conto mio, perché tua è la responsabilità dell'azione. Quindi nel rapporto di dipendenza io delego la responsabilità della mia azione ad un altro. A questo punto che cosa succede nella mente di quell'altro, di colui che riceve questo, diciamo, incarico, questo ruolo? Appunto riceve un ruolo, riceve appunto una definizione ben precisa e dovrà utilizzare questo ruolo, dovrà goderne di questo ruolo e con tutti i vantaggi dello stesso e mantenere nel tempo la sua posizione di potere, che non deve essere in alcun modo scalfita perché diventa la sua nuova struttura di personalità. A questo punto le azioni che compirà colui che gestisce il potere saranno azioni totalmente dettate dalla personalità, cioè azioni puramente mentali. Perché se queste azioni dipendessero dal cosiddetto coraggio, cioè azioni del cuore, questo leader non potrebbe in alcun modo sostituirsi alla volontà altrui, né tantomeno rappresentarla, perché non si può sostituire un essere umano ad un altro essere umano. Perché non si può fare questo? Perché ogni essere umano deve fare la sua esperienza di vita. Questo non significa che la faccia a scapito di altri esseri umani, perché se la fa a scapito di esseri umani non evolve. Oddio, potrebbe anche farla a scapito di esseri umani, di altri esseri umani e utilizzare questa esperienza dannosi, ma poi dovrebbe rivoltare la medaglia e reindirizzarsi nella sua evoluzione, altrimenti non potrebbe evolversi ed acquisire quindi quel coraggio che il potere e l'autorità non gli conferiscono. Un leader che ha un potere e quindi ha creato questo, generato questo rapporto di dipendenza con coloro che gli hanno pure dato il consenso, è un leader statico dal punto di vista spirituale, un leader che non è capace di evolvere e che manterrà questa sua incapacità di evoluzione per sempre, cioè si praticamente ancorerà alle sue convinzioni e le rafforzerà col tempo e cercherà quindi in tutti i modi i sistemi per mantenere quel potere. A questo punto, sempre ritornando al concetto di dipendenza, noi ci accorgiamo che chi esercita il potere su di noi poi a un certo punto ci dà anche fastidio, perché effettivamente la privazione della propria volontà è un qualcosa che dà fastidio. Questo fastidio però è facilmente superabile dal punto di vista mentale con il fatto che io ho delegato ad un altro una responsabilità e quindi mi sforzo di meno. In realtà questo fastidio, questa lamentela che io utilizzo nei confronti del potere, questo giudizio continuo, questa lamentela
viene dalla parte di me che, tra virgolette, dovrebbe avere la forza di ribellarsi, ma è una parte troppo debole perché non è stata portata a galla, cioè l'azione è prettamente mentale anche di chi subisce, per cui questa lamentela è soltanto formale, cioè una lamentela che ormai fa parte della routine, dell'abitudine, ma non è portata a fine, cioè non è conclusa in un'azione di recupero della propria volontà. Tutto ciò che cosa crea? Già nel post precedenti sull'autorità abbiamo detto che crea la cosiddetta metastruttura. Quella metastruttura si chiama identità collettiva, perché quando si crea questo rapporto di dipendenza di una persona nei confronti di un'altra, di una persona nei confronti di più persone, l'identità diventa collettiva, cioè non è più individuale, è gestita da due o più persone che contribuiscono insieme a formare questa identità collettiva formale. Perché formale? Perché non essendoci un'identità individuale, un'azione, un atto di volontà individuale, i singoli componenti non saranno mai coraggiosi, ossia non faranno mai agire il loro cuore, che è la parte dell'intelligenza significativa, sintesi, unificatrice delle loro caratteristiche psichiche. Quindi diciamo che di tutte le nostre possibilità noi ne utilizziamo solo una, e quell'una diventa la componente fondamentale che guiderà la nostra vita. Questo significa anche però che non potremo esprimere tutto il resto della nostra vita, tutto il resto dei nostri talenti. Questa è l'azione della mente. Il potere si nutre di questa, diciamo, strategia messa in atto e fa sì che il consenso che si riceve da colui che appunto delega la responsabilità diventi non una vera e propria sottomissione, perché la sottomissione prima o poi esplode, ma il convincimento totale del dipendente. Quindi dal dipendente, dal suddito, vuole la fede. Ogni essere umano però dovrebbe avere questa fede in se stesso e non delegare questa fede a qualcosa che non gli appartiene. Quando il potere raggiunge l'acquisizione della fede del suo suddito, del suo dipendente, è completo. Per cui il convincimento di chi esercita il potere e di chi lo sostiene è un circolo chiuso. Da questo circolo chiuso nascono tutti i sistemi umani. Beh, diciamo che chi invece vuole, tra virgolette, ribellarsi a questo sistema, si riprende la sua volontà e la esercita nel modo in cui egli stesso crede. Ciao e al prossimo post. Ciao ciao!